In certi momenti ho la sensazione che alcuni miei colleghi stiano in Parlamento per fare i video da mettere su YouTube, perché l'attività parlamentare si fa con le carte, le proposte contrapposte e la discussione col confronto tra le proposte. Questa è l'attività parlamentare seria. L'attività nella quale si denuncia l'attività, le cose sbagliate fatte dall'altro, ci sta, va fatta. Perché l'avevo fatto anch'io, cioè ci sono cose che veramente urlano vendette in giro per l'Italia, e queste vanno dette, però vanno dette con il rispetto dell'interlocutore, perché poi con quell'interlocutore in un modo o nell'altro devi farci i conti. Il gruppo misto, in questo momento io sono già gruppo misto, perché è espulso dal gruppo Movimento 5 Stelle, non è scegliendo un altro che si confluisce il gruppo misto. A noi non interessa aderire a nessun altro partito, cominciamo a dire questa cosa perché non c'entra niente con noi. Noi abbiamo un rapporto con i nostri attivisti che è assolutamente paritetico, per cui non siamo i senatori che possono prendere decisioni autonome, noi prendiamo tutti, cioè, ogni decisione la confrontiamo con gli altri. Quindi questo qui, diciamo, un'adesione è inaccettabile, impossibile. Mi piacerebbe francamente andare a costituire un gruppo di 5 Stelle diciamo, degrillizzati, e questo è quello l'auspicio che io, diciamo, ho in questo momento, però devo verificare con gli altri, perché dobbiamo essere un minimo di 10 e molta gente è talmente scioccata che vuole tornare a casa. Alcuni tra quelli che sono dimessi vogliono tornare a casa, non vogliono fare più niente, perché sono rimasti, guardi che il modo in cui ci hanno buttato fuori è stato piuttosto aspro. Oggi è arrivata anche una notizia su dei presunti proiettili a due suoi colleghi che sono stati espulsi, che sono Orellana e Battista. Ecco, sono comunque dei gesti così per un po' intimorire questa situazione. Una sua opinione? Guardi, è sgradevole, non erano soltanto Orellana e Battista, ma erano a tutti noi e anche qualcun altro, anche a due giornalisti, a Franco Di Mare, a Giordano di Agora. Ho visto la lettera perché me l'ha fatta vedere il commissario, cioè abbiamo un commissario in Senato, ci hanno comunicato ufficialmente la cosa, e la lettera è scritta, sembra da Piero Gamba di Legno, ti ricordo, tipo sgrammaticata, però c'è la sella delle Brigate Rosse, ma al massimo sono Brigate Rosane, cioè non c'è niente, diciamo, di serio come organizzazione.